La rimozione delle 33 colonnine della ringhiera del Belvedere Puccini a Torre del Lago potrebbe rappresentare un elemento di bocciatura del progetto di restyling da parte della soprintendenza. A lanciare l'allarme è la consigliera di Fratelli d'Italia Barbara Paci, che analizzando il progetto presentato per il rifacimento del Belvedere ha notato l'assenza di questi elementi architettonici. Elementi che, secondo la consigliera, rappresentano una testimonianza pucciniana importante, sarebbero stati infatti realizzati nel 1929 grazie ai fondi raccolti dal Comitato per le Onoranze a Giacomo Puccini e finanziati, tra gli altri, anche dalla Casa Musicale Ricordi. Ma di questi elementi, fa notare la Paci, nel progetto presentato dal Comune e che dovrebbe andare a gara entro fine anno, non c'è traccia, così come non c'è traccia delle panchine, anch'esse presenti nel progetto originale del Belvedere. Naturalmente noi siamo nettamente a favore del progetto di riqualificazione della terrazza del Belvedere, ma questa non può essere realizzata a prescindere da quelle che sono le testimonianze storiche già presenti sul luogo e che costituiscono una memoria imprescindibile della vita di Puccini a Torre del Lago. Da capire adesso se questi elementi siano effettivamente inseriti nelle opere coperte da vincolo della soprintendenza, ma questo verrà appurato in sede di revisione del progetto da parte degli uffici di Piazza della Magione.